L'ultimo giorno di lavoro è stato ieri. Il simbolico volo delle lanterne ha sancito la fine di Playthings, lo storico negozio di articoli sportivi di corso video. Le saracinesche, dopo 45 anni di piena e assidua attività, si sono abbassate per sempre. Non una chiusura dettata dalla crisi e dalla situazione economica del momento, ma una scelta dei gestori di concentrare tutte le energie sull'albergo di Piazza Salvatore Tommasi, l'Hotel Royan. Per molti sulmonesi se ne va un pezzo di storia, un negozio di quartiere dove sono cresciute e passate intere generazioni. È stata la nostra volontà di credere in Sulmona e nello sviluppo che Sulmona poteva avere. E ci abbiamo messo tutto l'impegno, la professionalità, il tempo e la volontà di portare avanti un'attività storica per Sulmona. E adesso siamo arrivati al punto diciamo, di fare un passo in avanti, quindi abbiamo deciso di profondere tutte le nostre forze, il nostro impegno su un'altra attività che ha a che fare col turismo, sull'albergo, e quindi per poter svolgere al meglio un'attività abbiamo deciso di, con molta tristezza, di chiudere questo storico punto Quindi vendita. per andare avanti sul mercato voi concentrate, diciamo, tutta l'energia sull'albergo, no? Ringraziando anche comunque tutte le persone che in questi 45 anni ci hanno aiutato a portare avanti questo negozio e soprattutto pensando di aver svolto un buon servizio per la collettività intera. Una scelta che conferma come il futuro di Sulmona appartiene al turismo, ma su questo fronte si sa c'è ancora molto da fare. Questo che vuol dire che Sulmona ha più una vocazione turistica che commerciale? Certo, è una scelta che fa riflettere, no? Sì, lo spunto della riflessione è nato proprio da questa considerazione, cioè che la propensione di Sulmona è più verso il turismo che non commerciale, anche perché comunque di realtà commerciali intorno vicino Sulmona ce ne sono abbastanza grandi. E questo è anche magari un augurio È un pensiero che si rivolge alle persone che hanno modo per poter spingere Sulmona a livello turistico ad affacciarsi nel mondo del turismo in Abruzzo e magari anche in Italia.